Per una serie di sfortunati eventi per me, ma fortunati per voi, ora mi ritrovo con le tote bag di Vogue. Tra l'altro, entrambe della stessa fantasia. Perché sì, lo ammetto, se fosse stata quella con le piantine ci avrei pensato, nel senso che l'avrei tenuta e avrei regalato l'altra. Fatto sta che ve la metto a 1 euro su Vinted per dare la possibilità a chiunque di potersela accaparrare. In poche parole, il mio giornalaio di fiducia mi aveva detto che me l'aveva tenuta da parte, ma quando sono andata lì mi ha detto che avevano ricevuto solo una copia e l'hanno venduta a una cliente fississima, più fissa di me. Ci sono rimasta malissimo, arrabbiatissima, sono uscita e sono andata alla ricerca della mia copia che ho trovato, era l'ultima, in un'altra edicola. Oggi però mi ha riscritto, si vede molto pentito, e mi ha detto: guarda, è rimasta una copia, quindi se vuoi vienila a prendere che te la tengo da parte. E io ho pensato: ma perché non la prendo e non la metto a disposizione delle persone che mi seguono? Visto che so che è così tanto ricercata, io vi invierò un pacchetto con all'interno la tote bag e la rivista. Ovviamente ho tolto il cartone, altrimenti veniva una cosa troppo gigantesca. Contando che il prezzo minimo su Vinted è di circa 1 euro, dovete contare 1 euro più spese di spedizione, eccetera, diciamo intorno ai 4-5 euro, probabilmente dovrete spenderli. Purtroppo io ve la regalavo proprio, ma come si dice, le regole di Vinted sono queste. Quindi va bene lo stesso. Quindi nulla, seguitemi assolutamente su Instagram perché lì darò l'aggiornamento di quando pubblicherò il bundle con la borsa. Benny Benny, Benny trattino basso, Benny 21. E ovviamente anche su Vinted perché anche lì appunto caricherò la borsa, ma poi il link ve lo metto bene su Instagram. Spero che la mia idea vi piaccia.